Pensano tutti che se il nostro protagonista muore allora è la cosa peggiore che possa accadergli, e invece no, cavolo. A volte i personaggi che interagiscono con noi hanno un destino peggiore della morte. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova classifica dove vedremo alcuni fatti peggiori anche della morte che vi faranno dire no, io così non ci voglio finire, piuttosto stacco e gioco a E.T. No dai, forse con E.T. ho esagerato, nessuno vorrebbe giocarci. Se siete già passati dal mio canale Telegram ufficiale di sconti, siete seduti o sdraiati a una mezza via, quindi se sdraiati, partiamo. PS, potrebbe esserci qualche spoiler, quindi se non volete sapere qualcosa di troppo, su un gioco vi consiglio di non cominciare. In questo modo non vi perderete delle belle sorprese. Mimir. Iniziamo con Mimir. Chi si dimenticherebbe mai di God of War? Il capitolo per PS4 ha avuto un paio di critiche prima che uscisse. Beh sì, come per ogni singolo gioco sul pianeta. Ma stavolta per via di drastici cambi di rotta di God of War. Non è più il gioco arcade spacca mostri, ma forse è anche meglio. A mio parere sì, perché il nuovo sistema di combattimento e l'ambientazione insieme al carisma dei personaggi stavolta più caratteristici ha reso la serie un qualcosa di divino. E tra i personaggi più riconosciuti c'è Mimir, che è stato costretto a una prigionia di più di 100 anni da Odino, il padre degli dei. Ma che padre di merda, devo dire. Ovviamente, come avrete capito, questo è il destino più brutto della morte stessa. Il problema del nostro amico, poi, è che conosce tutto. E avere la conoscenza ma non poterla sfruttare perché sei dentro a un cavolo di albero è sicuramente una cosa bruttissima. E con un grande sorriso in volto gli mozza la testa e se lo porta dietro come accessorio di bellezza. E sicuramente questo è meglio che stare dentro un albero come uno scoiattolo, ma non è comunque qualcosa di tanto bello. Vedere il mondo viaggiando con uno che per lavoro sfracella testa agli dei non è una cosa culturalmente appagante. Days Gone. Days Gone è un gioco con un mondo apocalittico dove zombie, mostri e quello che volete cercheranno di mangiarvi, picchiarvi, mordervi e altre cose alla Zombieland. Il protagonista Deacon è un motociclista fiero che non abbandona il suo stile nemmeno mentre l'umanità finisce. Durante il suo viaggio conosce un ricercatore di nome O'Brien, un sopravvissuto che indossa una tuta protettiva ed è molto più importante di ciò che si possa pensare. Comunque all'inizio si pensava lo facesse per proteggersi dall'infestazione, ma poi si è scoperto fosse perché era già infetto. Di solito si diventa mostri instabili che non capiscono più niente ed è meglio così, almeno si muore nell'inconsapevolezza. Nel suo caso sente tutto e prova tutto il dolore di essere un mezzo zombie che cammina e pensa. E questo forse è anche peggio che essere uno zombie totale. Gli effetti del virus, gli effetti che ha sul sistema nervoso e linfatico umano, si sviluppano a velocità esponenziale. Kingdom Hearts. E pensano tutti sia un gioco da bambini, ma spiegatemi quale cavolo di bambino riuscirebbe a comprendere la trama complessa che è stata messa su negli anni. Cioè, perfino io che ho 26 anni ho fatto fatica a capire certe cose. Comunque sia, nonostante possa sembrare strano, finisce in classifica pure questo, per dei motivi precisi. Prima di tutto Roxas è nato per morire. Anzi, più che morire, qualcosa di anche peggiore. Alla fine si riunisce con Sora e continua a vivere dentro di lui, intrappolato a guardare cosa succede. Ad alcuni potrà sembrare una bella cosa, ma pensateci bene, ha vissuto un po' del suo tempo conoscendo persone e divertendosi, se vogliamo dire, e all'improvviso deve abbandonare tutto per infilarsi nella pancia del protagonista. A mio parere è una cosa tristissima. Stessa cosa per Namine, il nessuno speciale di Kairi. Anche lei alla fine è costretta ad andarsene, ma non finisce qua. Per ritornare al mondo reale devono utilizzare dei corpi replica, specie di pupazzi che in teoria non sentono niente. Quindi niente calore umano, niente riproduzione. Semplicemente manichini che camminano. Cavolo, vista da questo punto di vista è quasi un horror, altro che gioco per bambini. Dead Space. Dead Space ha portato il giocatore ad un'atmosfera così alta che in pochi giochi hanno saputo replicare. Beh, più che altro parlo del primo Dead Space. Poi non si sa per quale motivo era diventato tipo uno sparatutto d'azione. Non è il personaggio ad avere il fatto peggiore della morte, per carità, cercare di sopravvivere e resistere anche al male dentro è una cosa tosta. Ma il peggio ce l'hanno i guardiani, gli esseri incollati ai muri, che hanno corpi di esseri umani che continuano a sentire e disperarsi anche dopo la morte e anche dopo essere stati mutilati. Vogliamo poi parlare della loro pancia aperta con stomaco e viscere visibili, quindi beh, avete già capito che è meglio morire piuttosto che soffrire in questo modo. Perciò il nostro protagonista arriva e fa beneficenza ammazzandoli. Half-Life.
No, no, tranquilli, niente Half-Life 3. Mi dispiace, ma a parte l'ultima fatica in VR è davvero bellissima, devo dire, Valve ancora non è convintissima a far uscire un vero e proprio seguito. Dipende tutto dall'accoglienza che avrà appunto questo capitolo. Comunque non siamo qua a parlare di ciò, bensì dei granchi che si attaccano alla testa delle persone e le fanno diventare specie di zombie mutanti. Prima le assalgono, poi perforano il cranio raggiungendo i nervi necessari a muovere le parti del corpo come marionettisti, ma non finisce qua. Spesso i mostri uccidono e poi fanno quello che vogliono con il nostro corpo, o comunque addormentano il soggetto. In questo caso, invece, l'essere umano tiene un livello di coscienza medio-basso, in cui può sentire il dolore e la sofferenza più pura. Sembra anche in Death Stranding arriverà la testa di granchio come accessorio, ma tranquilli, non vedrete Sam soffrire e agitarsi. Portal. Non ho mai giocato a Portal, ma dicono sia molto bello. Anche secondo voi? Fatemelo sapere nei commenti. Ho guardato un paio di gameplay e letto velocemente la storia, scoprendo una cosa interessante. Nel primo episodio il sadico GLaDOS viene sconfitto, ma ritorna in Portal 2 dove si scopre che non è proprio morto, bensì ha avuto un fatto peggiore, rivivere gli ultimi due minuti della sua vita, in continuazione, un circolo senza fine che farebbe impazzire chiunque. Beh, questa macchina non soffre come un essere umano, ok, ma immaginate di essere al suo posto. Apex Legends. Molto tempo fa il personaggio Revenant era un essere umano, precisamente un assassino in grado di uccidere qualunque persona senza troppa fatica. Forse il migliore in assoluto nel suo campo, ma tutto è cambiato quando è stato trasformato in un simulacro, cioè un essere con le memorie e le conoscenze di una persona, un soggetto che continua a pensare come un normale essere umano, anche se non lo è per niente. Immaginate un giorno di svegliarvi e scoprire di essere pezzi di metallo, con diciamo dei sentimenti che derivano dai vostri ricordi. E questa è una cosa bruttissima. Soli, senza nessuno, in cerca di una risposta, intrappolati in qualcosa di non desiderato. Davvero una brutta sensazione. Mother. È un gioco molto ma molto particolare, non soltanto perché il produttore è il famoso Shigeru Miyamoto. In Occidente è uscito con il nome di Earthbound Beginnings. E ha attirato l'attenzione specialmente per la trama. Narra le vicende di Ninten, un bambino 12enne dotato di abilità psicocinetiche. Durante la sua avventura, Ninten dovrà collezionare 8 melodie, che lo aiuteranno a salvare il pianeta da una malvagia razza di alieni in grado di controllare le menti. Affrontando il capo di questi alieni scoprirà anche il destino dei suoi genitori. Comunque, durante il gioco il protagonista si confronterà anche con Porky, un cattivo che una volta sconfitto si ritirerà in una capsula speciale, che lo rende immune a qualunque cosa esista nel mondo esterno. Il problema è che è impossibile da aprire. Niente può distruggerla e niente può ora salvare Porky. La capsula è stata creata per tenere appunto al sicuro e in vita, fino alla fine dei tempi. Il personaggio potrà vivere in piena salute, ma dentro una cella. Potrà guardare cosa succede, sentire tutto, ma non potrà fare niente di niente per interagire o altro. Immaginate che sofferenza. Il desiderio di morte è il primo pensiero, di sicuro. Fallout. La serie di Fallout è piena di personaggi carismatici e incredibili che possono sicuramente lasciare il segno. Alcuni hanno queste secondarie da fare invidia a interi videogiochi. Uno dei migliori in assoluto è Herald con la sua storia. Parla di un umano costretto a vivere dentro un vault dall'inizio alla fine. Una volta uscito, dopo tutti quegli anni, viene contagiato e diventa un albero, immobile, fermo, a osservare tutto e parlare da lontano. In Fallout 3 il giocatore potrà vederlo, inerme a tutto. Non può dormire, o mangiare, o andare in bagno, ma può vivere e osservare. Chiederà così di essere ucciso nel modo che preferiamo, lentamente oppure senza dolore in modo veloce. E mi raccomando, non fate i cattivi, fatelo fuori subito, poverino. Resistance. Chi si può dimenticare di questa serie? È stata forse una delle serie sparatutto più belle mai fatte. Sfortunatamente, a causa di un terzo capitolo non all'altezza, è finita troppo presto. La trama era molto intrigante. In una linea temporale diversa, la Seconda Guerra Mondiale non è mai esplosa. Ma l'umanità deve combattere i Chimera, generati dall'evento Tunguska. In questo putiferio ci sarà il vostro personaggio, Nathan Hale, l'unico sopravvissuto alla trasformazione che dovrà salvare tutti. Insomma, le solite cose. Tornando invece ai Chimera, il processo di trasformazione è una cosa peggiore anche della morte stessa. Il tutto inizia con l'invasione nel proprio corpo di insetti chiamati striscianti, che mandano il soggetto in una specie di coma, dove però può sentire tutto il dolore e vedere tutta la sofferenza. Secondo alcuni documenti ritrovati, le persone tendono a lacerarsi la pelle pur di tirarsi via questi striscianti. Infatti, pure Nathan Hale viene ucciso con un colpo in testa diretto e secco, in modo da non provare nulla e morire con serenità.
Immaginate con la grafica di oggi che razza di giocone sarebbe uscito. Se ci fosse un seguito lo prenderei volentieri. Forgive me, sir. It was an honor. Con questo concludiamo. Conoscete altri giochi con personaggi che hanno un destino ignobile? Fatemelo sapere nei commenti. Se vi è piaciuto il video lasciate un bel like e mi raccomando iscrivetevi se volete vedere altro e attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.